Oggi vorrei parlare della perfezione, perché mi sembra che il Vangelo ne parli. Il fariseo è un uomo perfetto, lui prega tanto, digiuna pure, è generoso con i suoi beni, non è come la gente cattiva. Però Gesù non è molto impressionato di lui, perché la perfezione di Dio a cui noi siamo chiamati è capace anche della imperfezione. Perciò è capace della realtà. La perfezione di Dio che noi possiamo vivere è anche capace del peccato nostro e altrui. Perciò il povero peccatore, in fondo, che riconosce il suo male, lo presenta ed è perdonato, lui sta diventando un uomo perfetto. Infatti noi sappiamo che quando Gesù ci invita ad essere perfetti come il Padre, è perché il Padre fa sorgere il sole per i buoni e anche per i cattivi. E fa piovere sui giusti e anche sugli ingiusti. Cioè, questa è la perfezione del Padre, che include la realtà anche imperfetta. E quella è la realtà più bella della nostra vita, più piena e più felice. Anche noi, quando siamo con altre persone che riconosciamo che sono capaci di noi con le nostre povertà e vulnerabilità e fallimenti, stiamo benissimo nella presenza di quelle persone. Cioè possiamo dare il meglio di noi se sappiamo che l'accoglienza di fronte a noi è realistico, di me come sono. Io credo di essere una persona molto più bella anche per gli altri, se gli altri trovano in me una capacità della loro miseria. E allora, questa grandezza, questa perfezione divina iscritta dentro di noi è veramente una perfezione capace della miseria umana. Allora ci tocca nel nostro cammino di maturazione di diventare capaci del peccato altrui, capaci dei nostri stessi peccati, che significa riconoscerli, offrirli e perdonarli. Ecco, diventiamo uomini e donne giustificati secondo la parabola di Gesù Cristo. Allora, buon cammino di perfezione.